penso che questa sia un'esperienza da raccontare dalla A alla Z, soprattutto perché è la prima volta, soprattutto perché è un'esperienza delicata, è un'esperienza che mi sta a cuore, e per finire non mi andava di condividerla semplicemente con una foto su Instagram e con le classiche due righe di caption sotto. Quindi vediamo un po' meglio che cosa sta per accadere. Sono Giulia Calcaterra. In una vita precedente ero una ginnasta di un paesino di provincia. Oggi le mie giornate si dividono tra sport, avventure in giro per il mondo e la mia attività da imprenditrice digitale. Non ho idea di cosa mi aspetta in futuro e non conosco bene il significato di routine. In questo canale vi porto con me lungo il percorso. Comunque voi siete in tutti i miei vlog. Sono passati, anzi io sono passata a trovarmi e poi c'è Alina Pasticcina pronta per questo altro vlog. Ci sarà questa faccia in copertina. Perfetto. Mario, ti stiamo guardando nel tuo primo base dal Brento. Cioè, Mario è uno fortissimo nel parolismo e c'ha paura a fare base per capire il senso della disciplina. Tu Nils a quando? Io domani. Ciao! Non puoi quando è chiuso, però non volevo dirtelo. No, l'hai detto tu! Siamo appena arrivati in Croazia con Alina Pasticcina e Luca, che è già da qualche parte a preparare tutto. Siamo qua in Croazia vicino a un ponte che si chiama Limska Draga. Limska. Poi c'è Giulia che è senza scarpe. Ah, vabbè, cazzo. Siamo qua per fare 3 giorni di base jumping. Scusate il cane, per approcciare il base jumping insieme a Luca, che mi darà tutte le direttive per iniziare ad approcciare a questa disciplina. Alina si occuperà di tutte le riprese, foto. Me e Johnny Rivorti, spostati. Johnny Rivorti, ciao. Ciao Johnny! Questo corso consisterà in 3 diversi tipi di salto qui al ponte. Abbiamo scelto questo posto perché è un posto scuola, un posto sicuro per iniziare. Luca è un professionista, quindi sa quello che fa. Mi ha seguito nei mesi passati tra tunnel e aereo. E niente, siamo qua tutti e 3 assieme per portarci a casa questi salti. Dove alloggeremo qua? Qua c'è una base house, un po' un posto che accoglie tutti i base jumper, gestito da Darian, questo mistico personaggio che vi presento adesso. Ciao guys! Ciao, ciao. This is Darian. Ciao, ciao. This is Martin. Ciao, ciao. Lui è il proprietario di questa base house. Comunque in questo video vedrete anche questi due soggetti lanciarsi in maniere un po' mistiche, un po' creative, un po' freak out, un po' freakettoni. What you have to do? Ah, jump from the pendulator. No, no, no. Che cazzo volevi fare? Cadere addosso a lui? Basta? O se non vuoi fare qualche altro, noi facciamo qualche... Vai, ce l'hai, ok. Sì. Siamo sicuri? Lo vedremo. Non fare finta di essere terrorizzato. Ci provo, dai, lasciami almeno creare un po' di pathos. Tic tic tic, sei pronta? Sempre più vicino. Dietro la videocamera sopra troviamo Alina Pasticcina, che si prenderà a cura tutto questo racconto documentario epico, pazzesco, e tutte quelle cose che già sapete. Ok, ma questo rimane così? Questo c'ha l'elastichino, lo ripassiamo dentro. E cosa provi in questo momento? Non capisco niente, non sento niente come sempre. Ogni volta che devo fare qualcosa. E chiedimelo sul ponte. Ok. Facciamo i panni. Come se stesse andando a prendere il cappuccino. Questo porterà fortuna, non so perché, però mi ispira. Lui sta controllando la direzione del vento con il braccio. Anche se giù c'è una bandiera vento, però per essere sicuri proprio. Il file. Bam. Alina, cos'è sul braccio? Alina, sei fortunata. Sei proprio mia amica. Sì. 5 anni fa ho fatto il mio brevetto di paracadutismo con l'intento di vivere una nuova esperienza, divertirmi. In questi anni ho saltato, non tantissimo perché come vedete
amo fare tantissime cose diverse. Manica vento, c'è un pochino di vento. Circa 2 anni fa, prima della pandemia, prima del Covid, ho avuto alcuni amici paracadutisti che hanno approcciato a questo sport, al base jump, e piano piano hanno iniziato a raccontarmi questa disciplina, questa esperienza, questa insomma raccolta di nuove emozioni forti che vanno oltre a quello che è il paracadutismo. Stiamo parlando di 2 cose diverse. Ok, vedo le margherite. Da lì ho iniziato un po' a informarmi a come approcciare a questo sport, al mindset, alla preparazione fisica, a cosa bisogna sapere effettivamente e a che tipo di percorso bisogna fare. E poi già tu prendi il breath. Quest'anno, dopo il mio rientro dall'Indonesia, ho iniziato a volare, sono tornata a volare tantissimo, mai come prima d'ora. Mi sono focalizzata totalmente sull'aria e ho detto ok, voglio fare un percorso un po' più preciso, senza andare a saltare giusto per fare la classica foto su Instagram. Guardi bene l'orizzonte e vai. Sì, non... Mi devo staccare un attimo. Te sei alta, vedi, con la sacca sarai sì. Il sarà perfetto. Metti qua, riferimento là. Volevo avere un obiettivo un po' più specifico, quindi mi sono concentrata un po' di più su questo obiettivo qua. E se vuoi stacchi le mani, anche se è un pochino difficile. Sì, Luca, madonna che è. E da ottobre 2021 ho deciso di dedicarmi totalmente a un processo mixando skydive, quindi paracadutismo dall'aereo, e training nel tunnel, per poi appunto arrivare ad oggi, a questo giorno. Bene, l'uscita era buona. Bellissimo, ti ho vista, ti ho gasato di brutto. Ho sotto gasato, cazzo aperto, 90 subito. Ho visto, bro. Hai visto? Niente, ho fatto quello che mi ha detto Luca e sono entrata bene. Grazie. Com'era? Bellissimo, madonna lo stile. Madonna l'addome. Basta limoni, ragazzi, basta. Cioè, censura, che palle. Censura. Che palle, basta. Thank you. Bam. Thank you. Thank you.
my body. Back and forth. Move my body. Back and forth. Back and forth. Move my body. Questo era più lungo, come diceva Luca prima, e l'ho sentito tutto nella pancia, nel cuore, nella testa e nella vita. Sì. Ho detto ti prego, apriti, quando si apre, bam! 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 La farfallina è qui con noi, la mia amica, mi ha fatto compagnia. Madonna! Bella pasticcina! Ragazzi, guardate qua, questa è la natura, questa è la vita. E questo è la mia gioia infinita. Spiegazione di come saltare, allora, con io il tirocino in mano. La misura la fai così, braido sulla mano, tutto quello che sei alta, okay. Questa è l'estensione massima del braccio. Okay. Chiudi il pugno, quindi questa è la tua misura. Il bridle che c'hai extra lo metti a S nella mano, quindi occhio, fai delle S che sporgono dal palmo di 1-2 cm. Quindi fai questo. Uguale. Così. L'idea è che tu vuoi lanciare questa cosa distante dal corpo a 45 gradi, quindi lo vuoi lanciare là. Salti, va. Ok, chiudi. Respira, prendi il tuo tempo. Ready, set. Mamma mia! Sopravvissute, almeno sono sopravvissuta. Niente è andata meglio delle aspettative, perché alla fine abbiamo portato a casa tutti i salti che dovevamo fare, per l'esattezza 13, chiudendo con questo backflip all'indietro in cui Luca mi apre la vela, e mi sono portata a casa anche questo salto completo dove vado a stivare con la mia mano il pilotino. È invincibile, tutto ciò che fa lo fa da Dio, è veramente un orgoglio. Ma ragazzi, perché mi circondo di persone che sanno fare le cose come si deve. Questa è stata l'esperienza di Base, adesso aspetteremo settembre che Alina farà la sua experience, io mi metterò dietro la videocamera. Niente ragazzi, fate le cose con testa, con le persone giuste e con tutta è la concentrazione. Sicurezza. Esatto.
sempre in sicurezza con tutta la concentrazione che avete. Ciao! Ciao! Quando vuoi.